Sebbene non tutte le sigle abbiano aderito alla mobilitazione, fronte compatto anche alla Spezia per lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici e dei dirigenti del sistema sanitario nazionale. A proclamare la giornata di astensione dal lavoro, i sindacati ANAO, ASSOMED e CIMO FESBED per protestare contro la manovra economica del governo Meloni. Obiettivo, è stato detto, parlare alla pancia dei pazienti per far capire loro che se lo Stato continua con queste politiche, il Servizio Sanitario Nazionale sarà sempre più depauperato di medici e infermieri. Ed è proprio dall'ordine spezzino delle professioni infermieristiche che giunge un grido d'allarme. Come ordine delle professioni infermieristiche spezzino osserviamo con molto interesse lo sciopero indetto in questa giornata, così come in quella del 17 novembre, da diverse sigle sindacali medici, che riguardano i medici e gli infermieri, perché decisamente in questo periodo molte sono le preoccupazioni. Naturalmente la manovra economica che va a ridiscutere gli accordi della riforma Dini del 1995, francamente, andare a toccare antichi patti, pacta servanda sunt, quindi siamo rimasti particolarmente impressionati, soprattutto anche, questo vale per i governi degli ultimi 20 anni, dell'assenza di strategia, di una programmazione, di una pianificazione. Il rischio è che per i cittadini mancheranno professionisti sanitari sempre più, meno medici di medicina generale, meno infermieri. E questo purtroppo, se diciamo così, se mancano medici e infermieri, restano soltanto i miracoli. Molti medici e infermieri sono stremati dalle troppe ore di lavoro consecutive e dalle ferie non godute. Non chiedono aumenti di stipendio, ma più tempo di vita. Dopo il Covid non si sarebbero certamente aspettati questo trattamento. Da qui la crescente disaffezione per la sanità pubblica, per cui molti di loro passano dal Servizio Sanitario Nazionale al privato. Ma si fa osservare, per quella che è la cultura sanitaria di un medico italiano, un pronto soccorso non sarà mai privato, così come non è accettabile che si perda un patrimonio così grande.